Istruzione tecnica? ISS Arena è elettronica, elettrotecnica ed automazione con l'Istituto Tecnico Industriale. Amministrazione, finanza e marketing. Sistemi informativi aziendali, turismo, trasporti e logistica conduzione del mezzo navale. Il tuo futuro con noi. Cos'è emerso dalla riunione che ha avuto questa mattina a Palermo? Allora, la riunione di stamani è stata appunto spostata nel pomeriggio perché per impegni del commissario ha prodotto sicuramente la fattibilità di questo primo step di mitigazione dell'intervento per la messa in sicurezza del costone di Porto Palo. E quindi con questo studio di fattibilità come progettualità che il Comune ha prodotto sia dal punto di vista parziale che generale, chiaramente oltre all'intervento che verrà finanziato dall'ufficio di governo per questo primo step, si è parlato dell'intera collina, perché è una problematica che addirittura è risalente al 54, dove effettivamente questo rischio idrogeologico R4 è alquanto presente, per cui oltre ad essere riusciti a ottenere finanziamento di circa 500.000 euro per questa parte parziale, già stiamo lavorando, si lavorerà con l'altro studio di fattibilità sempre prodotto dal Comune dell'intera collina di Porto Palo, per una volta per tutte risolvere successivamente a questo primo step questo problema atavico. Questi lavori per 500.000 euro, come lei ha detto, quando potranno avere inizio e in quale versante si potrà intervenire? Allora, innanzitutto volevo sottolineare che l'intervento di stamani, soprattutto del governo regionale, perché come ho ribadito anche in altre occasioni, l'atteggiamento, perché il lavoro dell'amministrazione su questa problematica non risale nell'ultimo periodo, ma bensì dall'indomani che è successo la calamità, esattamente dal 12 novembre 2021. E i tavoli tecnici si sono susseguiti, chiaramente purtroppo ad oggi, nonostante le diverse riunioni, non avevano sortito, diciamo, questa operatività che mi ritrovo adesso. Pertanto volevo sottolineare appunto questo atteggiamento di attenzione massima del nuovo governo, esattamente del nostro presidente Schifani, che perché dico questo? Perché nonostante l'amministrazione Mauceri abbia coinvolto in passato anche con dei consigli comunali aperti, con la deputazione regionale, mi riferisco a febbraio 2022, ad oggi in realtà non aveva sortito questa attenzione che stiamo vivendo. Mi riferisco insomma a collaborazione che abbiamo cercato come amministrazione, perché il territorio di Menfi non riguarda Menfi soltanto, ma riguarda anche i comuni limitrofi. Pertanto, nonostante il mio andare avanti a cercare le risoluzioni con i diversi tavoli tecnici, ad oggi fermo restando che la deputazione in parte ci ha sostenuto, e mi riferisco al deputato nonché oggi assessore Di Mauro, e chiaramente un atteggiamento propositivo ulteriore è stato, diciamo, verificato e appurato da parte del nuovo presidente Schifani. Quindi devo dire che mi reputo soddisfatta oggi che finalmente attraverso, diciamo, la collaborazione del nuovo governo e del sempre, diciamo, sostenuto sostegno dell'assessore, oggi assessore Di Mauro, possiamo dire che a breve, nell'arco di 10, massimo 15 giorni, riusciremo innanzitutto a produrre questo progetto esecutivo, e da lì già siamo pronti, collaborati dall'ufficio di governo per il dissesto idrogeologico, ad portare avanti tutto ciò che riguarderà l'attivazione dei lavori da portare, diciamo, in esecuzione, e quindi riuscire una volta per tutte a liberare e a mitigare il fenomeno e a portare in sicurezza la zona interessata. Ecco, lei è un tecnico della materia e quindi è come amministratore ha anche idea dei tempi per quanto riguarda gli interventi. Che tempi possono essere previsti, diciamo, per questa prima fase di lavori da 500.000 euro? Guardi, innanzitutto lo studio di fattibilità, se per quanto possiamo avere un cronoprogramma, chiaramente se i tempi sono quelli che giustamente stiamo cercando di rispettare in tutti i modi, adesso abbiamo anche l'apporto soprattutto economico, da una prima attivazione di adempimenti amministrativi, perché sono quelli,
Successivamente c'è un cronoprogramma che verrà perfezionato chiaramente per quanto riguarda il progetto esecutivo, quindi questo noi daremo contezza effettivamente nei prossimi giorni, però se tutto è da tabella di marcia, da cronoprogramma, i tempi possono essere sicuramente rispettati e prima dell'estate auguriamo, senza, se non ci sono diciamo intoppi, ecco, di avere diciamo quella parte sicuramente risolta come messa in sicurezza. Quando lei parla di quella parte si riferisce, visto che è stata molto al centro dell'attenzione, la zona nella quale si trova anche la tabaccheria del signor Scirica, con lavori da realizzare prima dell'estate? È stata dal distretto, che è quella che è stata da me sottoscritta attraverso un'ordinanza di sgombro e evacuazione sia per le due attività commerciali, quindi tabaccheria del signor Scirica, e sia anche per quanto riguarda l'alimentare e anche quelle case che sono diciamo inserite in questa ordinanza di sgombro e evacuazione. Significa ripristinare la viabilità sulla strada che è interessata.